Bisogno frequente di urinare, senso di pesantezza della vescica sono alcuni sintomi dei pazienti con iperplasia prostatica benigna, una patologia frequentemente diagnosticata dopo i 50 anni. Adesso ne rientra da alcuni studi svolti negli ultimi mesi anche l'infiammazione come un fattore alquanto importante nel determinare questa patologia. Ne abbiamo parlato a Napoli in occasione della 90ª edizione del Congresso Nazionale della SIU con il segretario generale della SIU, il professor Mirone. Professore, nuova raccomandazione per quanto riguarda l'iperplasia prostatica benigna. Rientra anche l'infiammazione ora. Ecco, cosa dice la SIU? La SIU dice che i processi infiammatori che fino a qualche anno fa erano processi in qualche maniera ignorati o quantomeno sottovalutati o quantomeno minimizzati, sono invece processi estremamente importanti. Da un lato perché possono complicare la vita di un'iperplasia benigna della prostata, cioè una prostata in qualche modo che tende a ingrandire con l'invecchiamento, o addirittura diventare fattori predisponenti per un carcinoma della prostata. Quindi processo infiammatorio al centro e noi in qualche modo lo dobbiamo contenere, lo dobbiamo saper trattare e quindi in qualche modo affrontare il problema. Per cui i farmaci antinfiammatori si andranno ad aggiungere ai farmaci per il trattamento che normalmente vengono utilizzati per il trattamento dell'IBD. Certo, infatti le Seronoa e in particolare Seronoa che hanno ovviamente la dignità del farmaco sono principi fondamentali, principi attivi, farmaci che servono in qualche maniera a trattare meglio questo tipo di problematiche. Professore, infine, ma quanto è diffuso questo problema nell'uomo? È molto diffuso perché dovete tenere presente che la patologia prostatica è una patologia dell'invecchiamento e quindi l'uomo invecchiando già biologicamente dopo i 35 anni è un uomo che va incontro a queste malattie di progressione e quindi in qualche modo le deve trattare, le deve curare.